La dichiarazione del sindaco di Albareto Ferrando Botti, il parco eolico si farà, non è piaciuta al comitato Passo Santa Donna che in un comunicato attacca il primo cittadino. E anche sull'altro tema caldo, le cave all'amianto, il comitato di Rocca Murata se la prende con l'assessore provinciale Castellani che baderebbe al lato economico tralasciando quello della salute. In tantissimi ieri pomeriggio hanno gremito la chiesa parrocchiale di Carsogno per l'ultimo saluto a Gino Cardinali, scomparso nella notte tra venerdì e sabato a 73 anni. In vista delle primarie del centro-sinistra a Parma è nato il comitato a favore di Pierluigi Bersani, fondato dagli amici di Enrico Letta, 120 firmatari, molti della Valtaro Valceno. Il comune di Varano de' Melegari ha consegnato i fondi raccolti, 10.426,80 euro, al comune di Camposanto, colpito dal forte sisma, aderendo al progetto Adottiamo una scuola. Weekend con doppio successo per il basket valtarese, le ragazze a Bologna hanno vinto per la seconda volta consecutiva, mentre i Diavoli Rossi hanno ottenuto in casa il primo successo. Buonasera telespettatori di RTA, benvenuti all'informazione locale. Apriamo il nostro TG oggi con due notizie di attualità. Una riguarda la possibile realizzazione sul Santa Donna di un parco eolico. Ebbene, il comitato Passo Santa Donna per la difesa dell'ambiente montano e delle genti che lo abitano torna a farsi sentire dopo che il primo cittadino di Albareto, Ferrando Botti, ha rilasciato una dichiarazione ad un quotidiano che sicuramente non è piaciuta al comitato. Botti ha detto che il parco eolico di Albareto si farà e ovviamente scoppia la polemica. Sentiamo. Si farà il parco eolico di Albareto. Il via libera è arrivato dal TAR. L'articolo, apparso tempo fa su un quotidiano locale, si concludeva con quello che sembrava un vero grido di battaglia del sindaco Botti, che, concludendo il suo intervento, dichiarava «ed ora via i lavori sul Monte Scassella, con il conseguente miglioramento dell'assetto idrogeologico della zona». La notizia era così fuorviante, sottolinea Ivano Vignali del comitato Passo Santa Donna per la difesa dell'ambiente montano e delle genti che lo abitano, che i ricorrenti sono stati costretti attraverso il loro legale rappresentante, l'avvocato Daniele Granara, a pubblicare sempre sullo stesso quotidiano le doverose precisazioni che si concludevano specificando che l'inizio dei lavori non potrà avvenire prima della decisione del TAR e che, ove avvenisse, sarebbe immediatamente oggetto di sospensiva da parte del TAR di Parma. Recentemente il TAR dell'Emilia Romagna, sezione prima con sede a Parma, con avviso datato 11 ottobre 2012, fissava l'udienza pubblica per il 22 maggio prossimo alle 9.30, quindi nessun via libera ad altra fantasia onirica in merito alla fine della vertenza. Si dovrebbe raccomandare al primo cittadino di Albareto una maggiore attenzione alle dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa, così da evitare in futuro ulteriori imbarazzanti smentite. Un'ultima considerazione sul contenuto delle dichiarazioni riportate dall'articolo a firma di Giorgio Camisa. In esso si definisce la zona che dovrebbe ospitare gli impianti, che sono due, rispettivamente di 5 e 7 pale, con un'altezza che va da 80 a 150 metri, un luogo in stato di abbandono e degrado. Si tratta di una visione molto creativa della realtà, come quella che, se si va a scavare, movimentare, disboscare e colare decine di migliaia di metri cubi di calcestruzzo, la qualità di una montagna attualmente ricoperta da pascoli e boschi va a migliorarsi. Non dobbiamo permettere ad un certo tipo di politica ormai al crepuscolo di devastare quella parte del territorio che ancora si è salvata dalle ruspe e dal cemento e, conclude Ivano Vignali, da dove dovrà ripartire, si auspica sotto la guida di amministratori più lungimiranti il vero riscatto delle nostre valli. Ed un altro tema caldo, quello delle cave all'amianto. Abbiamo parlato nei giorni scorsi della decisione della regione di chiuderle definitivamente, ha preso posizione invece chiedendo cautela sul fatto appunto della loro chiusura l'assessore provinciale Giancarlo Castellani, al quale oggi risponde il comitato di Rocca Murata. L'assessore Giancarlo Castellani, scrive in una nota il comitato di Rocca Murata, fa la valutazione della questione cave di amianto tenendo conto solo del lato economico imprenditoriale e non della salute dei cittadini.
Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità non esiste soglia limite nella pericolosità di presenza di amianto. Nell'estrazione delle ofioliti si diffondono fibre nell'aria pericolose, punto e basta, a meno che venga dimostrata l'inesattezza delle affermazioni dell'OMS. Io, dice Paolo Magnani del Comitato, ho montagne di documentazioni e da anni ho seguito la vicenda di Rocca Murata e posso garantire che sia in Regione che a Roma stiamo avendo sostegno per chiudere la cava di amianto di Borgo Taro. Hanno volontà di mantenerla aperta provincia di Parma e comune di Borgo Taro, che tra l'altro sono uniti dallo stesso colore politico e stessa corrente di pensiero, troppo legate agli interessi di imprese locali e disinteressate alla salute dei cittadini. Il tetto in Eternit non rimosso dal macello di Borgo Taro ne è un altro esempio. La politica locale, conclude Paolo Magnani, è una farsa e va azzerata e rifondata. Rappresenta esclusivamente gli interessi di potere economico. Non sorprendiamoci quando un comico farà il pieno di voti qui da noi. Ed ora voltiamo pagina, ci trasferiamo a Tarsogno, dove ieri pomeriggio si sono svolti i funerali di Gino Cardinali. In tantissimi si sono stretti intorno alla famiglia per l'ultimo saluto. Una folla commossa si è stretta alla famiglia Cardinali ieri pomeriggio, nel momento più triste e difficile. L'ultimo saluto a Gino, deceduto a soli 73 anni, in seguito ad una malattia nella notte tra venerdì e sabato. Una famiglia numerosa ed unita, quella di Gino, è molto conosciuta a Tarsogno e a Tornolo. Quando il feretro è giunto alla chiesa parrocchiale, erano davvero in tanti ad attenderlo. E per tutti, i figli e la moglie, hanno avuto un sorriso, una stretta di mano, un ricordo. Molti anche gli amministratori locali di tutto il territorio, giunti per portare le proprie condoglianze ad Alessandro, per anni sindaco di Tornolo e da sempre impegnato nelle attività politiche provinciali. In tanti non si sono sottratti ad esprimere un ricordo di Gino, interprete dei cambiamenti, attaccato alla sua terra, alla sua gente e alle sue radici. Fu colui che creò dal nulla una delle più importanti aziende di funghi e di prodotti del bosco, una di quelle che hanno fatto la storia della gastronomia locale. Forse in pochi lo sanno, ma insieme a Gianni Carretta, altra figura geniale nell'intuizione del potenziale del fungo, anch'egli prematuramente scomparso, fu uno dei primi a credere nelle potenzialità della rete, di Internet. Sempre pronto in prima persona ad aiutare gli altri, sorridente anche se sofferente, sempre con una parola buona per tutti. Mancherà. Mancherà la sua presenza fisica, mancheranno i suoi insegnamenti. Mancherà lui. L'amministrazione comunale di Borgo Taro informa che sono aperte le iscrizioni per i corsi serali per adulti di lingua francese e inglese di primo e secondo livello organizzati in collaborazione con il Centro Territoriale Permanente di Fornovo. I corsi si tengono a Borgo Taro, le domande di iscrizione debbono essere presentate entro il 30 novembre presso l'Ufficio Istruzione e Cultura del Comune di Borgo Taro. Per maggiori informazioni potete rivolgervi all'Ufficio Istruzione e Cultura di Borgo Taro 0525 92 17 30, oppure potete chiamare anche la segreteria della scuola media di Fornovo 05 25 24 42. In vista delle prossime elezioni primarie all'interno del centrosinistra e qui più in particolare del Partito Democratico, anche a Parma è stato costituito il comitato a favore di Pierluigi Bersani, fondato dagli amici di Parma e di tutto il territorio provinciale, che si ispirano all'onorevole Enrico Letta. Ebbene, sono ben 120 i firmatari di questo comitato, che hanno sottoscritto appunto la nascita di questo comitato. Molti di loro arrivano dalla Valtaro e dalla Valceno. Vediamo. In vista delle prossime elezioni primarie del Partito Democratico del 25 novembre, anche a Parma è stato costituito il comitato a favore di Pierluigi Bersani, fondato dagli amici di Parma, territorio provinciale, che ispirano la loro azione politica al vice segretario nazionale del Partito Democratico, onorevole Enrico Letta. Sono circa 120 firmatari appartenenti a tutte le classi sociali, la stragrande maggioranza residente originaria della Valtaro Valceno, che rappresenta diverse realtà economiche. Molti di loro ricoprono incarichi amministrativi e politici a vari livelli provinciali. Si sono impegnati ad organizzare al meglio la campagna elettorale presso gli aderenti e simpatizzanti del Partito Democratico,
Greco, che fanno riferimento al gruppo di Enrico Letta affinché Pierluigi Bersani possa vincere le elezioni primarie del Partito Democratico e candidarsi a premier per le prossime elezioni politiche della primavera 2013. Il Paese, dopo i pessimi risultati fatti registrare dal governo Berlusconi e la fase di risanamento che il Partito Democratico ha accompagnato e difeso, rappresentata dal governo Monti, necessita di una spinta per il rilancio economico e sociale. L'esperienza e la capacità politica di governo di Pierluigi Bersani, di Enrico Letta e del Partito Democratico nell'alleanza di centrosinistra rappresentano la certezza e la possibilità concreta per il popolo italiano di poter ripartire da una base di sviluppo economico, di democrazia, uguaglianza, equità e solidarietà che il drammatico momento economico impongono. Sul sito www.videotaro.it potrete leggere i nomi di tutti i 120 firmatari.